Perché far riemergere il passato dal presente? Il giorno in cui, nella statua di piazza, trovammo migliaia di atti di fede tramandati da remoti concittadini, in tanti ci eravamo sorpresi, stupiti e commossi. Quel giorno decidemmo di lasciare dei nostri momenti una traccia minima di tempo nel tempo. In brevi video istanti, l'essenza di tutto il paese nei dettagli banali della quotidianità, che, a voi del poi, a fini del nostro domani, apparterranno per diritto di futura memoria della storia. Sebbene similare, il nostro fine è in parte diverso. Non più pudiche suppliche, non solo richieste di intercessioni e forse vane speranze. Troppo reali, brutali e veloci sono i nostri tempi. Vorremmo proiettare i nostri momenti, i nostri giorni, per ritrovarli nelle vostre ore come fossero semi posti a germoglio verso l'ignoto. Il nostro futuro, il vostro oggi. La gente, le ombre, i volti fissati per attimi fuggenti tra le videolettere provenienti da quel nostro mondo, posto al di qua e al di là della nostra esistenza, saranno per voi quelli dei predecessori colti nell'atto d'essere comunemente vivi tra le tracce minime delle cose passate dei nostri giorni. Nel tutto mutato forse stenterete a riconoscere il tutto dell'oggi. Per questo l'andare dei nostri videomomenti non è che una passeggiata ideale attraverso le frazioni sparse e la Giussano del vostro passato remoto. Tra queste memorie, tra voi chi vorrà e potrà, intrigato da racconti sentiti, non tarderà a riconoscere nell'intreccio delle vie, nei volti, il flebile segno di quel nostro lontano vissuto, di quel seme disperso, di quel fiore che germogliando, col ricordo farà rifiorire 100 e 1000 vissuti diversi. Le nostre immagini volutamente spontanee, lineari nella loro semplicità, vorremmo fossero cariche di una sacralità tutta pagana della memoria, la nostra. Quasi che per voi e solo per voi si fossero digitalizzati, vissuti e decantati non gesti, non uomini e cose, ma lontani esseri di quel tempo imperfetto che noi oggi abbiamo vissuto anche per voi.